Hai mai sentito parlare dei meccanismi della laringe? No? Chiaramente perché è un argomento, diciamo così, un po' da addetti ai lavori, d'accordo? Però sei interessato alla voce, sei interessato al canto, ti piacerebbe cantare, hai questo sogno nel cassetto. Ora non ti dico il sogno di cantare chissà in quale reality, Factor, X Factor, Amici, Got Talent, tutto quello che capita, no. Ma il sogno di riuscire a cantare veramente quando ti piace, come ti piace, quello che ti piace. Ecco, in realtà c'è una sorta di confusione in giro relativamente a come funzioni la voce, d'accordo? Per capire perché non riesci a cantare in quelle famose note alte, devi capire come funziona lo strumento voce. È un po' come dire: non riesco ad andare molto velocemente in macchina, ma poi alla fine ti domandi come fare a ingranare le marce, d'accordo? Il concetto è semplicissimo: il corpo è tarato perfettamente per riuscire a cantare al 100%. Siamo noi che ci perdiamo per strada, d'accordo? Infatti, le cosiddette persone talentuose, diciamo, sono le persone che per la maggior parte dei casi sono quelle che hanno la facilità di cantare perché non hanno perso il rapporto istintivo e intuitivo col meccanismo della propria voce. Invece gli altri sono quelli che per qualche motivo l'hanno perso, ma il fatto di aver perso il contatto non significa che non sia ancora possibile riattivare il meccanismo che appunto è innato, d'accordo? E allora perché non si arriva a fare quelle note alte? Non si arriva a fare quelle note alte per un sacco di motivi. Perché principalmente non si capisce come usare la voce. E come si fa a capire come usare la voce? Non è necessario fare miliardi di ore di lezioni private o chissà cosa, basta avere una chiara idea del funzionamento appunto del meccanismo. E come funziona questo meccanismo? Funziona così: c'è un mantice sotto che è quello dell'aria, d'accordo? Perché noi siamo uno strumento a fiato, le nostre corde, a corde e a fiato contemporaneamente, sono messe in moto, messe in vibrazione dall'aria che viene spinta. Per prima cosa bisogna imparare a prendere quest'aria in maniera efficiente, quindi assorbirla correttamente nel modo non soltanto giusto, ma proprio anche efficiente per far funzionare correttamente il canto. E poi devi fare cosa? Devi liberare la gola dallo stress del cantare, cioè devi non pensare che tutto stia qui. Ok? Di conseguenza, per fare questo, quando hai attivato il mantice, devi attivare anche le casse di risonanza naturale, cioè gli spazi dove il suono possa andare ad aprirsi, a aprirsi e lievitare in maniera naturale, come se avessi appunto delle piccole casse di risonanza o una piccola chitarra, no? Dove il suono da solo si colora. Però allora, hai bisogno di queste due cose, ma poi. E questo è proprio la base, d'accordo? Ma poi serve di capire il meccanismo fantastico, che è un po' il segreto vero e proprio del canto, cioè che quella che si chiama voce mista. Cosa vuol dire voce mista? In realtà, chiamiamola, facciamo anche un passo indietro, i meccanismi della laringe, cioè il fatto che a seconda della zona, proprio della zona dove si va a cantare, c'è da mettere una posizione diversa, diciamo così, della laringe oppure delle stesse corde vocali, d'accordo? È come se voi riprendiamo la similitudine della macchina, partite, mettete in granate la prima vi porta fino a un certo numero di giri del motore. Di conseguenza, se voglio andare più velocemente di dove mi abbia portato la prima, io cosa devo fare? Devo scalare marcia e cambiare. Nella laringe funziona nello stesso modo, le corde vocali, ve la semplifico un po', vibrano in un certo modo fino a un certo punto, ma dopo quel punto cambia la loro posizione. Ed è per questo che alcuni hanno l'impressione di non riuscire ad andare più in alto, perché non hanno la sensazione corretta di come si cambi questa posizione, che è una modifica che avviene in maniera molto naturale, non è una cosa faticosa, non è una cosa difficile. Il problema sta nel fatto che noi siamo abituati magari per anni a fare le cose nel modo sbagliato e quindi all'inizio il cambiamento sembra una cosa insormontabile, invece in realtà è molto più semplice di quello che sembri. Ok? Allora, io che devo fa, cerco di collegarmi più spesso che posso, vi offro queste cose più che posso, di spiegare tutto quello che posso quando posso, però non posso non dirvi che ho pubblicato questo corso pazzesco online. Proprio per tutti, proprio perché chiunque, chi mi chiede dove fai lezione, dove ci possiamo trovare, cosa fai, quando ci vediamo, bla bla bla, chiunque, dovunque si trovi, dalla Sicilia alla Sardegna, alla Svizzera, alla Francia, agli Stati Uniti, me possa contattare per, in realtà, invece di cercare di incontrarmi, possa avere accesso a questo materiale. Ora, non è che io sia chissà chi, se voi volete fare questo corso, non il mio, ma qualcos'altro, potete avere accesso a miliardi di insegnanti e anche di corsi online. Quindi andate e cercate nel mondo.
se vi interessa quello che faccio, il modo con cui spiego le cose, eccetera, sbrigatevi però perché questo corso di belting è disponibile solo fino al 10 di dicembre. Dopodiché le porte si chiudono, chi l'ha preso ce l'ha per sempre, chi non l'ha preso dovrà aspettare il prossimo lancio, che non si sa quando sarà, tra parecchio tempo, non sarà nell'immediato, capito? Quindi è ora il momento, è ora. Lo puoi anche regalare ai tuoi amici per Natale, puoi fare quello che vuoi, però in realtà apre, diciamo così, schiude le porte di queste benedette note alte. Quindi andate, prendetelo, è sul sito cantafinoallestelle.com e ve lo beccate tutto, d'accordo? Solo fino al 10. Ed è specifico proprio per le note alte, c'è tutta la spiegazione di come fare a bypassare questi tetti che si creano e a mettere la famosa frizione per cambiare marcia e spostarsi nelle varie posizioni che richiede, diciamo così, la gola, la voce, quando ci dobbiamo spostare appunto da una parte più bassa a una parte più acuta. C'è un po' la chiave di tutto, d'accordo? Io vi fornisco tutto, ivi compreso un gruppo dove potete avere accesso a me nel caso in cui abbiate domande, cose, eccetera, eccetera. Quindi io non è per mettervi fretta, ma sì, entro il 10 di dicembre. Se avete domande o qualsiasi cosa, scrivetele pure qua sotto. Ciao!